Ciao. Ciao Marta. Marta ha fatto una scoperta incredibile e voleva metterci un po' tutto al corrente di questa cosa qua. Cioè che hai scoperto che i bambini di 7 anni al parco si menano. Sì. No, ma pazzesco! No, un po' tanto, dice, ma com'è che qua passano le loro giornate al parchetto a rincorrersi, menarsi, darsi calci, pugni, gli schiaffi, così. Sì, facciamo così. No, mi dicevano, in particolare quando escono da scuola. Quindi forse quando sono un po' troppo carichi, però il mio problema è che io sono una zia, non sono una mamma. Quindi sì? Parlo per mio nipote. Sì. E della sua difficoltà di non saper reagire a una certa irruenza degli altri bambini. E poi credo sia una cosa che riguardi sia bambini che bambine. Brava, ci piace. E dunque sì, chiedevo come che si fa? Cosa dire a un bambino che non sa come reagire alle botte o a troppa irruenza? Ehi, attenzione, no, già mi semplifichi le cose perché hai anticipato i famosi dettagli che altrimenti ti avrei chiesto io, perché la mia domanda sarebbe stata: ma tuo nipote subisce, è passivizzato rispetto a questi episodi di aggressività? Me l'hai già detto. Allora, io non credo che il tuo interlocutore sia tuo nipote in questo caso. Lo diventa in seconda battuta perché se ti viene spontaneo, se sei questo tipo di zia, poi lo coccoli, lo conforti, te lo tieni vicino, gli asciughi le lacrime, valutiamo che stia bene. Però guarda, mi assumo la responsabilità di dirti che se io fossi al tuo posto, il mio interlocutore sarebbero questi bambini che lo picchiano. Cioè, però scusami, lo menano o giocano a menarsi e quindi se ne prende un po' anche lui? Ci sarei arrivata. Ah, ok. Allora, credo scusa. No, sei già sempre mille passi avanti, Ale, nel 4000. Allora, secondo me dobbiamo distinguere due aspetti. Uno potrebbe essere una cosa che non vi aspettate, per questo ho particolarmente piacere di dirvela, cioè non ci dimentichiamo che tutti noi, ma i bambini in particolare, che hanno passato 8 ore chiuse nel banco, non sono ancora così in qualche modo irregimentati dall'educazione e dalla cultura, hanno tutta una loro portata, in effetti, di reattività, di vivacità, di argento vivo, di aggressività anche, di qualcosa che arriva al limite inferiore della violenza, che noi dobbiamo accogliere come fisiologico e non possiamo pensare di frustrare o di negare o di censurare a tutti i costi, perché rischiamo di farli diventare delle piccole pentole a pressione che poi esplodono. Quindi c'è una normalità del corpo che ha bisogno di dire, anche di misurarsi con il gesto eccessivo. Per questo ti dico, Marta, che io a quel punto, da adulto, ci fossero anche gli altri adulti presenti, non mi interessa, sono responsabile della scena alla quale sto assistendo, interverrei per dire che si sta passando il segno, che si sta esagerando, che ci si sta rischiando di fare male e che quello che vedo non mi piace. Quando capita a me, io non giudico, non entro nel merito perché si tratta pur sempre di bambini, ma dico: questa cosa non mi piace, io non sono d'accordo, non tu ti stai comportando male, che è una differenza sottile ma che mi convince molto. Quindi intanto fermarli dove il gioco diventa un'altra cosa e poi eventualmente prendere il mio nipotino che non va fatto imparare a reagire pan per focaccia o a non subire la situazione, ma che in effetti bisogna assicurarsi che stia ancora bene abbastanza per aver voglia di continuare a giocare. Ok, sì. C'è Ale perplesso? Sì, no, tutto giusto. Sono un po' più i maschi che fanno così delle femmine. Su questo mi piace dirti due cose. I maschi e le femmine, con buona pace della parità dei diritti che non viene toccata da quello che sto per dire, sono diversi. I nostri cervelli sono diversi, i nostri ormoni sono un po' più simili secondo gli ultimi studi, però di fatto apparteniamo alla stessa specie, ma siamo differenti. Quindi è vero che la reattività maschile ha delle caratteristiche differenti da quella femminile, per quanto è anche vero che c'è un aspetto culturale. Cioè, ancora adesso le bambine sono cresciute un po' sotto al cappello del comportati bene, fai la brava bambina, fai la donnina, aiuta la mamma. Cioè, le bambine sono un pochino più invitate comunque a comportarsi in maniera composta, ai maschi lo si chiede di meno. Un po' meno, quindi può essere che una loro predisposizione biologica poi possa essere un po' esasperata dal fatto che nessuno li contenga. Allora l'adulto competente deve
trovare la giusta misura tra sapere che tutto questo è normale, vale per i maschi come per le femmine, anche se forse con stili diversi. Le femmine sono in effetti più cerebrali e meno fisiche, sì, dal punto di vista dell'uso delle mani, e però sapere quando invece si sta esagerando, e lì bisogna intervenire per non tollerare e mandare un messaggio educativo. Marta nel messaggio scriveva anche se è un problema generazionale, probabilmente secondo me anche perché lei, avendo 40 anni quando era piccola, in quanto femmina giocava di più con le femmine e non si rendeva conto che di fianco al loro gruppo che stava facendo le chiacchierine delle femmine, così c'erano dei maschi che si menavano tanto uguale. Non credo che sia generazionale, è molto più la storia dell'uomo. Sì. È vero che oggi forse quello che è più contemporaneo è che il genitore moderno fa tanta fatica a porre un limite, che sia di qualunque natura, per le botte al parchetto, che sia per l'uso dei device, che sia per i compiti fatti dai genitori al posto degli studenti. Quindi può essere che Marta si debba prendere la briga di fare lei l'adulto al posto di altri adulti che intanto stanno scrollando la loro timeline, stanno guardando su Instagram internet, mentre i bambini si scannano, Anche in questo senso qui, se poi ci sono genitori che non sono d'accordo con la mia opinione in quel momento, come comportarsi? Ah, io me ne frego, perché non è un'opinione che non ci si debba picchiare, cioè non è che è affidato alla sensibilità individuale, e poi tu puoi dire la tua. Il figlio, in questo caso nipote, è tuo, cioè se io ti chiedo di non picchiarmi il figlio, non è che poi dobbiamo instaurare un discorso su questa roba qua, non mi picchiare il figlio. Va bene, Marta, ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao, grazie.